confermarsi nel mondiale sarà molto dura perché sono tante squadre forti e noi in questo momento siamo a metà tra una certezza e un cantiere aperto perché comunque si stanno inserendo dei giovani e si stanno accostando a un'ossatura fatta di grandi campioni. Quello che riguarda il Palermo, vincere lo scudetto è un sogno di tutti, però potrebbe essere anche un obiettivo perché comunque la realtà è grande, la realtà è importante, il presidente è entusiasmo, l'allenatore nuovo è entusiasmo, ci sono dei grandi giocatori che hanno delle qualità enormi, se riusciamo a lavorare bene si può anche sognare, in fin dei conti sognare è bello, quindi si può fare, però poi di partita in partita valuteremo quello che saranno i nostri obiettivi. Ma secondo me sulla carta no, ancora c'è una bella differenza, però come abbiamo visto tutti nel calcio la carta conta poco, conta andare in campo a giocare. Se, l'ho detto, se noi riusciamo a fare e avere un atteggiamento in tutte le partite, un atteggiamento vincente, cercando di vincerla, cercando di portare a casa quelli che sono i 3 punti, credo che possiamo lottare poi ecco, anche con quelle 3-4 squadre che puntano allo scudetto, perché l'ho detto, sulla carta siamo nettamente più forti, però poi bisogna comunque giocarsela. Ma che guarda, pensavo tanto a questa cosa perché comunque era una cosa che veniva fuori evidenziata, il fatto di fare grandi risultati in casa e magari fuori casa siamo riusciti a fare risultati solo contro squadre forti. Io credo sia una questione di mentalità, la mentalità che poi ti dà il risultato della partita. A volte noi abbiamo fatto delle partite dove sulla carta eravamo più forti. Però poi alla fine non siamo riusciti a vincerla, magari a volte abbiamo pareggiato all'ultimo minuto, a volte abbiamo sofferto, a volte siamo andati sotto e non siamo riusciti a rimettere a pari la gara. Questa è una questione anche di preparazione alla partita, perché comunque non è che arrivi alla domenica e schiocchi le dita e sei pronto a giocarla, se non la prepari in settimana. Mentalmente, non solo con gli allenamenti, mentalmente, questa è una cosa che riguarda noi giocatori, non riguarda l'allenatore. Dati alla mano, noi abbiamo perso punti contro le squadre che ci sono arrivate nelle ultime 7 posizioni in classifica. Questo brucia perché magari con 4-5 punti in più ci troviamo tra 10 giorni a giocare un preliminare di Europa League. Ma intanto ho visto che sono due giocatori diversi e insieme vedevo che si cercavano molto, probabilmente si conoscono anche se non giocavano insieme, non so come, però mi sono sembrati dei buoni giocatori, come del resto anche altri giocatori che erano già qui hanno confermato di avere delle grandi qualità. Io credo che è ancora presto per dare un giudizio a due ragazzi che tra l'altro sono giovanissimi. Piano piano si integreranno al gruppo, alla squadra e poi il mister saprà come utilizzarli. Beh, è normale, quando arrivano dei giocatori nuovi che hanno delle grandi qualità, può succedere che comunque si possano creare delle concorrenze che possono portare dei malumori, però questo mi sembra un gruppo che già l'anno scorso ha dimostrato tante qualità morali. E sono sicuro che tutti i giocatori nuovi che sono arrivati, non solo Nicolas e Javier, si integreranno bene perché comunque la mentalità di questo gruppo porta comunque a stare bene insieme, a integrare chi viene, a integrare gli ultimi arrivati e questo lo posso confermare anch'io perché io sono arrivato nuovo l'anno scorso e mi sono subito integrato bene. No, ho avuto anche Orsi a Livorno. Sì, Zenga è stato il miglior portiere del mondo. Beh, direi che è un vantaggio e hai detto bene, è una sfida continua perché comunque
poi a seconda di quello che succederà in campo, io e lui più di altri sapremo se ci saranno degli errori o se saranno fatte cose, ci saranno cose fatte bene, quindi è sicuramente un vantaggio. Da altri lati potrebbe essere uno svantaggio perché a volte certi errori dei portieri si coprono perché chi non ha messo mai guanti non riesce a vederli, però il mister li vede molto bene perché ne capisce come del ruolo, però questo per me è uno stimolo. Io quando è stato scelto il mister, al di là di poi tutte le critiche che sono venute fuori perché comunque era allenatore del Catania, però io ho pensato subito positivo, ho pensato che sia a livello personale che a livello di gruppo questa potrebbe essere una scelta positiva. Poi l'incedibile nel calcio è una parola che viene usata spesso, ma poi vediamo che cagava Real Madrid e Ibrahimovic probabilmente andrà a Barcellona. Quindi, però, ma no, io mi sento sempre sotto esame di allenamento in allenamento, perché comunque è questa la motivazione giusta per andare avanti e per continuare a far bene, quella di dimostrare sempre il proprio valore. E basta, niente, è questo che ti deve fare andare avanti e migliorarti per migliorare di giorno in giorno. Ma intanto se posso dire una cosa, non so se hai visto la squadra del Manchester City, c'ha quattro portieri, quindi non è ancora inutile accostare portieri a Manchester City perché non credo ne compri altri, anche se poi. Sì, infatti, tra l'altro hanno Shay Given, che hanno speso 9 milioni per prenderlo, è rientrato il figlio di Smigol, cioè hanno preso Taylor, c'è Arthur che è il portiere del 21 inglese, quindi penso che su quel ruolo, se mi vogliono prendere per fare l'attaccante ci vado volentieri, però non credo che. No, se a parte ci sono stati degli interessamenti da parte di squadre italiane, dove credo che il presidente abbia detto tutto, quindi è inutile stare ancora a parlare di mercato ora, poi più avanti la società mi verrà a dire che ci sono delle offerte che le hanno valutate, le valuterò anch'io, però in questo momento non è il mio pensiero. Me ne frego, come risponde il mister su alcune domande, ma chi se ne frega, cioè, discussione, se mi mettono in discussione quattro giornalisti a me ne può fregare di meno, cioè, lo dico proprio chiaro. Se poi il mister viene da me, il mister Lippi, mi mette in discussione lui, allora mi posso anche preoccupare. Quindi l'allenatore non lo fanno i giornalisti, l'allenatore è Lippi, in passato era Donadoni, nel mondiale c'era Lippi, c'è stato Vicini, quanti ne posso elencare, non so. Le scelte le fanno gli allenatori. Gli allenatori vedono bene da dentro quello che un giocatore può dare e il mister Lippi sa quello che io posso dare. Non è una partita fatta male che dà un giudizio. Ho giocato 10 partite e ne ho fatte 9 bene, quindi non mi preoccupo di questo. Penso solo a dimostrare di gara in gara e a confermare quella che è la mia posizione. Sì, Marchetti c'ha un anno in meno di me e me ne sono accorto poco fa, pensavo avesse qualche anno in meno, però devo dire che è un bravo portiere, ha fatto il primo anno a Cagliari passando delle difficoltà, venendo fuori alla grande, deve confermarsi, questo è importante per un portiere confermarsi, tra l'altro non è facile, lo posso assicurare, quando fai un anno fatto bene, l'anno dopo tutti si aspettano chissà cosa. E questo è un po' il brutto del ruolo, però credo che lui abbia delle grosse qualità e poi sarà il mister Lippi a fare delle scelte. In Italia sono buoni portieri, per ora in nazionale siamo io, Gigi e Morgan e De Santis, e di certo le nostre posizioni ce le terremo strette coi denti. Poi è normale che se il mister farà altre scelte bisognerà rimboccarsi le maniche e far cambiare idea, ma in questo momento la realtà è un'altra e aspetteremo il campionato per vedere.